Deve esserci una via per entrare nella nave. Vi contatto appena la trovo. Non c'è niente oltre l'anomalia. Perché stiamo andando da questa stupida nave? Se il segnale è schermato dall'anomalia, significa che potremmo usare il collegamento per contattare la Flores. Recuperiamo tutte le risorse, le provviste, la tecnologia. Avanti! L'inferno non è ancora finito. Quando i Pax sono fuggiti dalla città, Monroy ha radunato tutti quelli rimasti, i più fedeli e fiduciosi, e li ha gettati in questi campi di lavoro forzato. Per quanto ne so, dei Pax non sarebbero sopravvissuti a lungo qui. È stato Monroy. Quando ha capito che i Pax si stavano trasformando in ferali, ha ordinato di ucciderli tutti prima che accadesse. Tutti quanti? Tutti non necessari al campo.
Ho trovato un diario di Nikolai Galiatkin, il generale di Monroy. Sembra che, preso dai rimorsi per ciò di cui ha fatto parte, non sia tornato alla Caravel. Sembra che abbia scelto di andarsene, dritto in una tempesta dell'anomalia. Bene. Monroy tornò in città e la trovò assediata. La battaglia durò giorni. Fu una carneficina. E poi arrivò un'altra tempesta. Gli uomini di Monroy erano ormai decimati, ma quando videro la Flores in orbita, lanciarono un SOS. Lì iniziarono a trasmettere il segnale. Il loro messaggio non arrivò mai, né i soccorsi. Monroy ordinò la ritirata sulla nave e la isolò.
durante tutto questo tempo? Le intemperie, il campo di battaglia, la giungla, le rovine, il deserto, le perdite subite. Non riesco a crederci. Siamo davanti al segnale del giorno dell'atterraggio. Eppure non ha senso. Penso di iniziare a capire tutto. Visto il modo in cui i Pax controllavano l'anomalia con gli obelischi, loro tenevano a bada l'energia del pianeta. Erano loro l'equilibrio. Quando Monroy li ha fermati per semplice paura di ciò che non comprendeva, l'anomalia si è espansa a macchia d'olio in tutto il pianeta. Le tempeste sono andate fuori controllo e hanno mutato ogni cosa. Eravamo convinti che avremmo raggiunto un luogo oltre l'anomalia, solo per scoprire da dove è iniziato tutto, per colpa di Monroy.
padre mi aveva raccontato delle orde. A migliaia si calpestavano per raggiungere la Flores in partenza. Quelli rimasti indietro. La metà di loro probabilmente fece fuori gli altri per assicurarsi un posto sulla carne. Tan, Jacob, saremmo dovuti tutti essere giù con gli altri, senza speranza, nel caos, in mano a dittatori e folli fuori controllo. Se il motore della Caravel non fosse esploso, uccidendo quasi tutti gli Outrider, saremmo stati noi a rimanere sulla Terra. Altri due soldati per l'esercito di Monroy. In lotta per trovare un qualsiasi modo per abbandonare la Terra. Per arrivare qui a massacrare i Pax. Per distruggere l'intero cazzo di pianeta.
Sono nella nave. È ancora operativa. Qualunque cosa trasmetta il segnale, è qui. Mettiamo fine a questa storia. Facciamola finita. Fine della corsa, in un modo o nell'altro. Nonostante tutto, abbiamo portato il collegamento fin qua. Vorrei che Jane potesse vederci. Qualunque cosa trasmetta il segnale, è qui. Mettiamo fine a questa storia. Sentite. Messaggio alla... Il segnale. 37. Ci siamo. 573 gradi nord. 22.8016 gradi est. Mayday. Messaggio alla... Chiediamo... 37.8. Funziona. 73 gradi nord. Oddio, funziona. Qualcuno accenda la luce. Esattamente come l'ho visto. Come l'abbiamo visto. Chan, non è reale. È questo pianeta, certo, ma ormai è andato. No. No, e... lasciami cazzo, e... oggi. Tutto bene? Ma... sei... sei qui? Io... l'ho immaginato così tante volte. Ma mai con te. Chi sei? Chi sono? Monroy. Come hai fatto ad arrivare qui prima di noi? Secondo te? Ci avete lasciati a morire su una terra a pezzi. Ma io non muoio facilmente. Abbiamo creato un nuovo motore. Un motore superiore a tutti i precedenti. E mentre voi vagavate nello spazio profondo, noi eravamo già qui. Oh, dovevate vederli. Con la loro civiltà primitiva, i nativi ci hanno trattato come dei. Già. Ho visto cosa avete fatto ai nativi. Ora capisco. Non è un soccorso. Perché non siete venuti quando abbiamo mandato il segnale? Sono passati 30 anni da quando è arrivata la Flores. 30 anni passati in questo inferno! Quest'inferno l'hai causato tu. Ho passato la mia vita intrappolata in quella valle, massacrando chiunque per niente. Ci hai tolto la speranza ancora prima che arrivassimo. Non montatevi la testa.
Voi non siete stati certo meno malvagi. I Pax non erano docili come sembravano, avevano potere. Un sacco di potere. E io dovevo riuscire a capirlo. Quindi li avresti solo studiati? Li hai torturati, figlio di puttana! Siete davvero così ingenui? Quanto ci avrebbero messo ad odiarci e a rivoltarsi, costringendoci in ginocchio? Tutto ciò che volevo era il loro potere, per noi, per tutti noi, per sopravvivere ed essere forti. Non capite? Abbiamo perso la terra perché ci aspettava molto di più. Guarda, è solamente a me che devi il tuo destino. Credi che ti troveresti qui col potere di un dio se non fosse stato per me? Tutto ciò che ho fatto per l'umanità, io vi ho salvati. Tu ci hai maledetti. Ma ho vinto! È finita. Si fotta. Non perdiamo altro tempo. Devo collegare il modulo alle batterie della Caravel per raggiungere la Flores prima che... Merda! Ci hanno trovato. Dobbiamo andare! No, no, io resto qui. Devo farlo. Fa ciò che devi, Doc. La porta non reggerà a lungo. Outrider, se quella bestia riesce a squarciare la parete della nave, perderemo l'elettronica, i pod e tutto quanto. Me ne occuperò. Tu fai scendere quel po'.
spettacolo.
Kennedy! Che sta succedendo là? Funziona! Ho contattato la Flores. Trasmetto i codici di lancio. Ora! Cazzo, Doc! Non ce la facciamo! Sta per saltare tutto! Ho quasi fatto. Ho quasi fatto! Sei di fuori di qui! Dobbiamo andare! Non posso, devo trasmettere i codici! L'arma! Prendimi la! Saidi, resterà in trappola! I pod sono più importanti di me! No, Saidi! Saidi, fuori di qui! Venite! Non ho intenzione di perdere altri amici. Merda. Suppongo sia finita. Il segnale. Il modulo. È stato tutto inutile. Ragazzi, lassù. Guardate. I pod. Ha funzionato. Ce l'hai fatta. Mio Dio. Probabilmente qualche codice è arrivato. Beh, come dico sempre, mai arrendersi fino alla fine. Quelli di Monroe? No, credo di no. Chi siete? Siamo della zona di guerra. Siete gli Outrider? Circolano storie di una mutazione. Di Outrider che aprono la frontiera, cercando una cura nella foresta. Noi vi abbiamo seguiti dalla zona di guerra. Andiamo avanti.
Due vanno in prima linea domani.